Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato ai vostri video. Ed eccoci qua con la simpaticissima rubrica dedicata ai vostri orologi e al vostro modo di collezionarli. Perché poi nella realtà delle cose va bene gli orologi, tutto quello che vuoi, belli oggetti, però sono le persone che contano, ok? Perché gli orologi fanno piacere a noi, ma ci fa anche piacere condividere la passione con gli altri, con quelli che ci capiscono. Diverso è quando qualcuno vuole condividere solamente il lato fashion, ok? Si compra l'orologio costoso per far vedere che è costoso e quindi sta condividendo quella cosa con gente che non ne capisce niente, ma che solamente comprende che quell'oggetto che ha al polso è costoso, esattamente come fanno quelli con le cinture marchiate Gucci, Armani, no? Queste cose vistose si può anche poi tradurre negli orologi il marchio. Ma quando io parlo di marchio, che io guardo il marchio degli orologi, non intendo questo, io intendo che intendo l'azienda, cioè il marchio che è sull'orologio rappresenta l'azienda che c'è dietro, perché se uno fosse interessato al lato marchio fashion, andrebbe in giro con un Emporio Armani o con quegli orologi marchiati Gucci, Dolce & Gabbana o quello che ti pare a te, che nulla che hanno a che vedere con l'orologeria, ma che esprimono lusso. In realtà io quando parlo di marchio parlo di azienda. Per me il marchio può essere Orologi Calamai, che nessuno conosce, però è un marchio per me, è un marchio affidabile, c'è un'azienda affidabile dietro. Può essere un micro brand qualsiasi, ditemene un altro che vi pare a voi, come no? Può essere un marchio minore, come può essere un Olek & Ways, oppure c'è cioè, marchi sconosciuti ai più con i quali non si può giocare a fare il finto ricco, ok? Mi sono spiegato? Il marchio per me è l'azienda che c'è dietro. E quindi quando io vedo gli amici che ci mostrano gli orologi, chiaramente la maggior parte sono tutti appassionati, appassionati perché la maggior parte, dico, poi c'è quello che fa collezione solamente di Rolex, poi bisogna vedere perché uno fa solamente collezione di Rolex, perché è veramente appassionato, oppure per far vedere agli altri che sta spendendo un sacco di soldi in oggetti inutili. Comunque via, il discorso si farebbe troppo lungo, come partecipare lo sapete, cercate di essere più appassionati possibili, che poi gli appassionati si riconoscono per la strada, ti vede per la strada, non lo vedi l'appassionato, da cosa lo riconosci? Dalla scimmietta che c'ha sulla spalla, perché gli altri non le vedono, ma noi appassionati tra noi ce le vediamo, hai capito? E quindi lì capisci che quello è appassionato, perché magari vuole un orologio in più, quello che nessuno, a nessuno interessa, lui ci ha trovato qualcosa di particolare e cerca di spiegarti, ma guarda, perché questo l'hanno fatto quando, no? È così, la scimmietta, la scimmietta. Ah, l'orologio del giorno è questo bellissimo Oris Big Crown Mare Nostrum, edizione limitata che ormai non è più in produzione, anzi l'hanno proprio ritirata prima di finire la vendita perché ci fu un contenzioso. Quadrante blu, calibro Sellite SV200 con la simpatica lancetta che va a indicare lungo il bordo del quadrante la data e il cinturino in squalo realizzato dall'amico John Coustraps, mio amico che mi fa i cinturini artigianali e gli faccio pubblicità e siamo tutti contenti. Passiamo al primo video, cosa dite? La barra spaziatrice qui pronta ad essere insultata e noi la insultiamo con l'indice, non col medio, con l'indice. Ciao Davide, dopo Ciao! tanti anni in cui ho ammirato il tuo canale, ho deciso anche di farti vedere una parte della mia collezione, ma vado Bravo! rapidamente. Vai! Ti dico soltanto che io colleziono orologi dal 2016, quindi ormai sono 8 anni. Buono! Allora, il primo orologio che volevo farti vedere è questo Cos'è? Speedmaster Solar Ops! Impulse, con cassa in titanio e quadrante in carbonio. Il calibro è su base Frédéric Piguet. Non so se lo sai, ma l'Omega Solar Impulse è un'edizione speciale, una delle tante edizioni speciali dello Speedmaster dedicato alla missione Solar Impulse, che è l'aereo che ha fatto il giro del mondo, essendo alimentato esclusivamente energia solare. Prima volta che lo vedo, visto? Omega Seamaster È Aqua Terra questo? Crono Ah. New Zealand 32, questo è un orologio da regata in cui Top, sì, 5 top. pallini, quindi ogni 5 minuti che al passare dei minuti, avendo azionato il cronografo, cambiano di colore. Al termine dei 5 minuti c'è la partenza per le regate. Ora, questo qua è brutto, cioè non mi piace, però è particolare, cioè quello per le regate. Ora, nel momento in cui io sto registrando, in questo momento, di là sulla televisione sta per iniziare una giornata della Louis Vuitton Cup e io quando c'è luna rossa mi appassiono, no? Quindi in questo momento quello lì potrebbe essere anche un orologio che ti viene voglia di possedere perché serve per le regate, per il conto alla rovescia alla partenza. Bello,
Bello, ho già visto due Omega che io, da estimatore di Omega, non conoscevo. A parte che hanno un catalogo bello largo, loro, però tra limited edition per le regate, per la luna, per le Olimpiadi, qua si va a finire poi nei vicoli, nei cul-de-sac, come diceva Cicciolina, però lo riconosco io. Rolex Gemti Oppolo! Master E tieni! 2 degli anni 90, referenza 16-700, orologio che fin da bambino, quando cioè non capivo nulla di orologio, ho sempre desiderato e che ho acquistato, visto questo mio, diciamo, valenza simbolica di questo orologio per la nascita di mio figlio. Opel Frank Müller. Frank Müller, Genève, con rotore in platino, questa è una referenza numerica che, se non sbaglio, è la 7880 CCAT. Bravo, bell'orologio. Non Nuovo piacicchia. Zurich Bravo. Oldtimer di cui tanto si è detto, e quindi non mi dilungherò ulteriormente con questo mio breve video. Posso solo Breve. dire che è un orologio che vale tutti i soldi che costa. Sicuro, Breitling, ma pensa a te. Così come l'orologio che vale è questo Breitling, Top. Navitimer col suo bellissimo bracciale Bello originale questo. Breitling a maglia obliqua. Adesso Tanta roba, bravo. faccio vedere qualcosa di diverso dal solito, che è questo anonimo con cassa marcata Panerai. Anonimo. Questo è un'edizione limitata fatta in collaborazione con la ditta di elettrodomestici Bang & Olufsen, e la particolarità di questo orologio è la sua cassa, che è composta in una lega di carbonio, titanio e bronzo. Complimenti, bello orologio, strano, bello però, cioè, bello avercelo. Vacheron di Ecco Constantin degli fatto. anni 60, È gonfia. che non apprezzerei particolarmente per via della mancanza della sfera secondi, ma in questo caso io credo che, Sì. considerati la particolarità di questo orologio, che pur essendo automatico misura poco più di 5 mm, è che incassa il calibro su base Jaeger-LeCoultre 1140. La sfera dei secondi non è che sono contrario, mi sto abituando al fatto che è possibile anche non averla, dai, via. Poi specie in questi qua, che anche io ho, ora mi viene in mente, ce l'ho anch'io, Longines da 32 mm senza sfera secondi, proprio il dress watch in oro 32 mm, come questo qua, che è un dress watch per antonomasia, c'è un po' troppi numeri romani per essere un dress watch pulito, però senza lancetta secondi, ce l'ho anch'io quello senza lancetta secondi, Non è detto che non ne prenda altri, perché a questi punti ho aperto il campo al Panerai futuro anche a quelli senza lancetta secondi. Oh, a questo punto voglio giocare questa carta. Mi abituerò, mi accorgerò che è fermo dopo 2 giorni che ce l'ho. Non giro la lancetta dei secondi, vabbè. Ci sia, almeno per quanto mi riguarda, poco da dire su questo orologio qua. Poi Complimenti. l'Eberhard Eccolo, Chrono Crono 4 4, col bello. suo cinturino in caucciù, ed è la referenza un po' più sportiva rispetto a quella che almeno è un po' più frequente vedere. Sì, particolare Poi ti faccio quell'orologio, vedere questo sub, eh. se ci vede Gonfia. l'ultima referenza in acciaio e oro, con Tieni. quadrante blu e con quadrante Eh sì, nero. Apprezzo tieni. io molto sia la combinazione di materiali Certo. nelle casse degli orologi Ci e vuole uno e anche i uno, materiali nobili. Eccolo lì, Zenith to. Primero in acciaio, Tieni. ultima referenza. Questo so che è un orologio che a te piace, che lo avresti Molto. trafitto da 40 mm, e Vedremo, ci che sarà, lo faranno. posso capire, diciamo, la tua osservazione, perché anche a me non sarebbe assolutamente dispiaciuto questo orologio con una dimensione un po' più generosa. Più generosa invece è la dimensione di Eccolo questo Omega lì. Speedmaster, che è in edizione speciale per le Olimpiadi di Top. Tokyo Questo. 2020, Olimpiadi. col quadrante blu e panda inverso. Un orologio questo nuovo che ho soltanto messo a misura, ma non ho ancora avuto il piacere di indossare in rotazione con gli altri. Questo Vai. invece è un Datejust con ghiera liscia, con referenza Top. a 6 cifre, un orologio questo invece assolutamente indossabilissimo in qualsiasi occasione d'estate, d'inverno, quando devi essere elegante, quando devi essere sportivo. Un po' meno indossabile, ma comunque un orologio abbastanza, un po' come una t-shirt bianca, questo Rolex Oyster Perpetual No Date col quadrante Explorer blu, è una referenza anche questa a 6 cifre. Submariner acciaio Gonfia. 14060M, a me piace moltissimo questo quadrante perché è semplice, non porta nessuna data,
e porta le due scritte, il che lo rende un po' più elegante, pur essendo un orologio sportivo, molto meno. Scusami, ora mi è caduto l'occhio lì sulla tovaglia. Ma cosa hai messo? Le mille bolle di plastica a protezione per gli orologi che gli appoggi? Sei veramente meticoloso, diciamo, per non rovinare la carrure degli orologi, hai messo questo mille bolle, sorta di protezione di plastica. Bravo, bravo. Elegante. Invece questo Omega Planet Ocean. Seamaster Planet Ocean crono enorme, 45. cassa da 45 mm e mezzo, un Ce l'avevo peso anch'io. veramente spropositato al posto, peserà 3,5 etti, questo Pesa. orologio è veramente gigantesco, lo indosso poco, però è un orologio che con la stagione estiva sicuramente si fa apprezzare, mi piace indossarlo un po' di più. Poi basta? Alto, No. grosso, ma molto più Dai, versatile, però. quest'ultimo Sea-Dweller Deep Sea della Rolex, Top. ultima referenza, con Quanti quadrante ne nero. fai? Quanti Poi ce n'hai di faccio orologi? vedere il Tazio Gonfia. Nuvolari, seconda serie, con calibro 77-50, non ha la sfera dei secondi, neppure questo che si muove. Quella lì sui Parliamo su un po' cronografi. di vintage. Vai. Faccio vedere questo Longines. Ballo, fammi vedere. Oro. Aspetta che lo metto a fuoco, aspetta che tolgo da dietro questo orologio, ti faccio vedere Da questo Longines, Longines. invece che è un calibro 27 mm, quindi un calibro un pochino raro, e la sua cassa Calatrava Calatrava non con una esiste, forma dai. semiconica, per cui parte stretta alla base del fondello e finisce più larga poi alla lunetta, che è ampia in oro, il quadrante a nido Non si d'ape, vede però. anche gli indici sono particolari e le dimensioni sono generose, che si tratta di un orologio comunque a 36 mm. Bello, bravo. IWC con Ecco, foto. calendario perpetuo, un Mi. portofino, poi te ne farò vedere un altro di portofino, Ah, va comunque questo è un bene, portofino tieni. degli anni 90, metà anni 90, con un calendario perpetuo, pur essendo un orologio elegante, mantiene un suo tocco di sportività con la cassa e la corona a vite. E comunque, come puoi vedere, la cassa è liscia, nonostante sia un calendario perpetuo, quindi non ci sono puntatori per il calendario, il che me l'ha fatto tantissimo apprezzare e indossare anche al giorno del nostro Bulgari, matrimonio. addirittura, bravo, tieni. Bulgari Carbon Gold, cassa in carbonio, edizione speciale per la boutique di Via Condotti a Roma. Poi, Mamma mia. Eccolo cassa in titanio il Tudor Tudorino, tieni. Pelagos da 39 mm, orologio assolutamente indossabile per tutti i giorni, in qualsiasi occasione. Avevo detto che ti avrei fatto vedere un altro IWC Eccolo lì, vai, Portofino, ed eccolo qui. tieni. È questo un carica manuale con riserva di carica a 8 giorni di riserva di carica, quadrante nero, sfere indici lucidissimi. E poi basta. Poi, quasi da ultimo, ti faccio vedere invece Beh. questo Rolex GMT Tieni. Master Chocolate in oro rosa, interamente in oro rosa, Mamma mia. Tutto orologio per delle occasioni un po' più particolari, in mentre per oro rosa. quest'estate mi sta piacendo moltissimo questo Seiko Oh. GMT Prospex con cassa Bravo. da 42 mm, che ho recentemente acquistato. Niente, questa è una parte dei miei orologi, Una spero di poterti parte. mandare molto a breve la Una seconda parte. parte e ti mando un caro saluto e un abbraccio, ciao. Ciaone, ma è solamente una parte questa dei tuoi orologi? Cioè, amico mio, c'è un sacco di orologi. Non li ricordo nemmeno tutti. Sarebbe anche inutile metterli lì a elencarli perché sono tutti, tutti, tutti orologi di pregio belli che uno vorrebbe anche avere. Cioè, al di là dei gusti personali, no? L'Eberhard Chrono 4 non è che mi fa impazzire. Il Submariner non è che mi fa impazzire. Però sono tutti orologi che. 8,5 ti do, cioè anche poco forse. Poi si vede che anche che sei anche mosso. C'hai i soldi, questo è poco, ma sicuro che c'hai i soldi. Qua non ci piove, sei danaroso. Quindi uno che è danaroso può fare un po' quello che gli pare. Ma solitamente quando uno è danaroso e può fare quello che gli pare e non capisce una minchia, e si compra solo i Rolex, no? E va lì. Invece te hai una collezione ampia e variegata, addirittura arrivi fino ai vintage della Longines, l'orologio che indossi è Seiko, tutti orologi veramente, tanti Omega, poi Omega di quelli che nessuno va a cercare, no? La Limited Edition per le Olimpiadi blu, lo Speedmaster, quello per l'Acquaterra per le regate, cioè, insomma, orologi che uno quando ci mette soldi non sa se poi li ripiglia da quegli orologi lì, perché vendere l'Acquaterra per le regate, poi dopo lo devi mettere a 1000 euro per venderlo subito, non è che ci guadagni, quindi sai anche che.
non ce li vai a guadagnare. Insomma, dai, 8,5 e complimenti per la tua prima parte di collezione. Non oso pensare la seconda, cosa farà. Cioè. Poi il bello è che quando uno ha anche tanti orologi così, io nel mio piccolo, no, ce li ho qualcuno simpaticamente costoso. Però poi si tende ad indossare con piacere anche quelli meno, no, quelli lì magari lo tieni per l'occasione. A parte io, per esempio, il Seamaster dell'Omega ci vado al mare, sono andato al mare, non è un problema. Ma quelli un po' più delicati che dovete utilizzare in certe occasioni serali, magari li utilizzo di meno e mi metto, che ne so, un calamaio al polso, appunto un MC72, e sono più leggero, tranquillo e godoso perché so di avere un bell'orologio al polso, nello stesso modo, capito? Si cerca un po' di... Va bene, dai, mi sono un po' incartato. Andiamo al secondo video, che è meglio. Ciao Davide, sono Roberto Ciao, da Venezia, ho 23 anni. Venezia. Un saluto e un grande abbraccio per tutti i video Abbraccione. che pubblichi e per il bel canale che hai creato. Parto subito Grazie. con la collezione, dal più classico e più utilizzato da me, che è Seichino, il mitico Casietto. Casio, Bravo. distrutto ormai, ma non vuole smettere di funzionare e io continuo ad usarlo finché va, perché è Bravo. veramente una bomba. Per E certo. poi passare a qualcosa di più serio con questo Longines Vintage quadrante ristampato. Il bracciale l'ho montato io, è di un'altra fornitura. Fermati. È un 35 mm Fammelo con il vedere però. calibro 12.68Z, veramente un bell'orologio, 12,68Z. molto preciso, in buonissime condizioni, 12,68Z. corona originale. Dovrebbe essere Però. degli anni 70, se non Perché non me lo sbaglio. fai vedere Per bene? poi passare. Non so, il quadrante ristampato, ora io lì ho visto gli indici e i quarti che sono veramente fatti a goccia gigante, no? Non mi ricordo bene, cioè potrei anche sbagliarmi, ma te mi dici ristampato, se è ristampato uno dice vabbè, hanno ristampato uguale identico all'originale, non hanno restaurato, in questo caso potrebbe essere ristampato di fantasia, cioè lì è grave la cosa, quando uno ristampa un quadrante cercando di abbellirlo a seconda del proprio gusto o della moda del momento, e lì diventa grave, diventa irrisolvibile la questione. Qua con quegli indici a goccia così che, però l'orologio me lo fai vedere, no, sei come quelle che te la fanno vedere, però no, voglio dire, non l'ho visto, mi sembrava un po' strano. Per poi passare a questo Omega, un Oh. lascio del mio bisnonno, fatto restaurare da poco, quadrante originale con la sua bella patina dorata, Sì, ma dovete star fermi con gli orologi, eh? corona originale. Girano ancora un po'. Stop. Molto bello anche questo, lo uso nelle occasioni un po' più Vabbè. eleganti. Passiamo poi a Omega Constellation, sempre un Questo è lascito bello del mio assai. bisnonno, fatto revisionare da me, che sono l'unico appassionato in famiglia purtroppo. Condizioni abbastanza buone, è stato lucidato, revisionato, smontato ed è veramente uno dei pezzi più belli della mia collezione, se non il più bello. Ha un piccolo graffio sul quadrante, non so se si vede, No, dovuto al tempo, però lo ma lascia teniamo perdere. così. Va È benissimo una così. storia che Certo, racconta, insomma. Poi deve essere così. passiamo a Econoitra, Oh, simpatico. meraviglioso, cortina Meraviglioso. 1956. Va bene. Questo è quello con il calibro STP. E non ancora il sellita, visto che è la Ok. prima versione. Un orologio veramente bello, merita. E come qualità-prezzo, a mio avviso, ce ne sono davvero pochi che possono competere. Un ottimo orologio. Ottimo assai. E poi, infine, troviamo il Certina Oh, che di bellino anche questo. SPH 200M, il diver della mia collezione. Bracciale mesh, non è originale, però insomma, mi piaceva. Tiene molto bene il tempo, un ottimo orologio. Veramente affidabile e carino, Certo. un po' più pesante da portare, ma insomma, per l'estate va più che bene. Ecco la mia collezione, Davide, grazie dell'attenzione e un saluto a tutti gli amici del canale. Un Ciao. salutone, c'avevi lì come sottofondo un ritaglio di giornale, una di pubblicità dell'Omega, simpatico, però gli orologi devi farmeli vedere, volevo vedere bene quel quadrante del Longines, no, me l'hai fatto vedere, sono a seppiolina io cosa dirti, comunque ti do un 7 perché una collezione contenuta, però con pezzi validi per un motivo o per l'altro, ricercati, soprattutto il Constellation, quello col bracciale integrato, lì ci piace tanto. Io quando trovo gli orologi con tipo quello lì, beh, perché ne facevano tanti, no? È uno stile abbastanza comune, anche Tissot, anche Zenith. Il problema che mi pongo io poi quando li devo acquistare online è che essendo i vintage,
Non ci sono poi le maglie aggiuntive. Il bracciale 99 su 100 non mi sta sul polso da 19. Io ogni volta che sto per cliccare devo fare mente locale e dire no, ma c'è il bracciale, sicuramente non mi va bene, chiediglielo. E poi dopo dice no, per un polso da 17. Hai capito? Non posso prendere, o a meno che poi dopo non faccia una ricerca di maglie aggiuntive. Quindi quegli orologi li prendo, ma al momento no, non è la mia intenzione perché faccio solo Longines. Longines non mi sembra che non ne faccia tanti. Quindi solo dal vivo. E vederli però a voi che avete un polso normale, da persona normale, siete avvantaggiati. Fate un click, qualsiasi orologio comprate, il bracciale vi andrà bene. Bello, comunque il 7 te l'ho dato. È una bella collezione. Alla prossima. Ciao Davide, mi chiamo Ciao. Roberto, ti seguo da Genova. Innanzitutto Genova. ti faccio i complimenti per il canale. Grazie. Sei molto simpatico e hai doti comunicative non scontate. Secondo me riesci a far appassionare la gente che ti segue, questo è una grande dote. Vabbè. Detto questo, ti dico che mi sono incuriosito al mondo degli orologi all'incirca 8 anni fa, Allora. aprendo il famosissimo cassetto in casa dei miei genitori. Ho scoperto un vecchio cimelio che mi ha portato, diciamo, a soddisfare la mia curiosità sul marchio e sulla storia dell'orologio in sé, diciamo. Bravo, è così. E sono passati appunto 8 anni senza che io però acquistassi mai un Addirittura. orologio. È da un anno che si è presentata un'adorabile scimmietta richiedente noccioline e quindi eccomi qua a soddisfare le sue voglie L'arma. e acquistando questo Gleissin Aermann da 40 mm. Un orologio che ho acquistato principalmente per la storia. Certo. La storia che mi è piaciuta, mi ha incuriosito, essendo, diciamo, definito il primo GMT, costruito per agevolare i piloti nelle traversate intercontinentali, un GMT basilare ma comunque efficiente, Certo. perché con la ghiera esterna si può leggere tranquillamente un secondo fuso orario. Io l'ho portato in vacanza e ho apprezzato questa semplice funzione. La ghiera si svita, scusami, si svita, si aziona, si libera tramite questa corona che libera appunto il movimento svitandola. Ecco La qui. E quindi niente, l'orologio mi piace, diciamo, dal lato estetico perché ha questo richiamo un po' vintage che mi piace molto. E la storia mi ha appassionato, l'orologio è fatto comunque bene, pur non costando delle cifre esagerate, e quindi lo indosso con soddisfazione. Bravo, ora ti hai parlato di, ora questo qua è il Gleissin Aermann storico anche a livello militare del passato. Mi si intrecciano gli occhi a me a vedere le 24 ore sul quadrante, poi c'è anche il GMT, ma io impazzisco, impazzisco. Preferisco i GMT classici, dove c'è un po' meno confusione nel leggere l'orario. Te dici la storia, no? Interessante è quando uno prende un orologio di questo tipo, ma anche come anche questo, o anche altri. Puoi pensare che nel passato, che 60 anni fa, 70, 80 anni fa, erano fatti più o meno così. Cioè, è la riproduzione, la continuazione di quello lì che era negli anni 60, no? Per dire, fine degli anni 50, quello che era. Mentre per altri oggetti dell'uso comune non è così. Se io compro uno smartphone, ma figurati se vado a... mi deve assomigliare a quello di... ora siamo un pochino, no? Con le funzioni... no, la roba più efficiente che c'è adesso, più moderna, che mi toglie i problemi, la prendo. E così in tanti altri campi, no? Invece nell'orologeria si va a prendere un oggetto che tende a replicare quelli che erano nel passato. Meglio ancora se lo replica con cognizione di causa, cioè con i diritti. Il Gleissin fa il Gleissin Ironman ora, come lo faceva un tempo, no? Questo è il bello. Successivamente ho pensato di fare il grande passo, l'ho fatto. Un Longines. Dopo vari ripensamenti ho deciso di prendere un orologio un po' più importante, È Zulu diciamo, time. il quale mi è Bravo. piaciuto La dall'inizio. scimmietta quella lì, non sei te. Lo Zulu Time, Guarda lì 42 mm, che finitura. Longines. Guarda lì, la cassa. Direi che è il primo orologio che ho di prestigio, se possiamo dire Ma sì. così, e mi perdo Ah sì, lo vedi? nelle finiture di questa cassa, Ah, guarda un po' com'è questo fatto. orologio che è fatto bene, è Certo. bello vedere questi biselli che corrono lungo tutta
la cassa dell'orologio, i riflessi, neanche a dirlo, di questo blu del Bello, quadrante, e direi tutti i dettagli di cui è ricco questo bellissimo orologio. E, diciamo, non sono pentito, eh? Guardate che bell'acciaio, che bello, assolutamente, bello. anzi, mi fa sempre piacere indossarlo e guardarlo. 42 questo. Direi che questi, vabbè, li possiamo mettere qua. Io Bravo. volevo fare un saltino indietro parlandoti del primo orologio di cui ti menzionavo prima, Vai, fammi ed vedere. è lui. Ah, Lui da è, ho tasca. tolto il cinturino, A un mariage. Universal Watch, il papà di Universal Non Genève. lo so io, qua È mi un orologio cogli. degli anni 30, primi anni 30, dal seriale. Diciamo dal seriale che c'è nel fondello, dietro al fondello, diciamo, ho capito che poteva essere dei primi anni 30. Va bene. Allora ti faccio vedere il fondello. Faccelo vedere. È lui. Oltre al marchio, non so se si riesce a vedere. Allora, vediamo se lo mette a fuoco. Non vedo. Comunque, oltre al marchio di Universal Genève, c'è un altro marchio Come Universa che, Genève. guarda, è difficile, Eccolo, vai, vai, ecco, vai. forse così. Quello scudo centrale era una ditta che fabbricava casse in quegli anni e il suo marchio ho visto che è stato depositato nel 34, quindi l'orologio direi che può essere databile dal 34 a, se non ricordo male, al 37, che poi è uscito il primo Compour. E l'orologio, diciamo che dal lato del quadrante, pur essendo in porcellana e quindi molto delicato, non ha dei difetti evidenti. Lo stato di conservazione è molto buono. Ha perso un po' quella che è la lamina d'oro No. sulla cassa, però guarda come è tenuto dentro. Mamma mia. Cioè, è tenuto meglio dentro che fuori. Guarda la ruota colonne. Universal Watch. Inutile Dai. dire che questi movimenti, questo martello, sono affascinanti, non c'è niente da dire. Ed è stato lui appunto che mi ha dato, diciamo, il via. Poi, seguendo i tuoi video, mi hai fatto conoscere appunto la scimmietta e dalla scimmietta sono arrivati anche gli altri due. Niente, Davide, io lascio tutto qua. Ti saluto. Ti faccio i miei migliori auguri e a risentirci presto. Ciao Davide. Ciaone, 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 Love. grazie. Love, praticamente l'amico qua è un anno che si è appassionato e ci ha fatto vedere la scintilla dove è partita. Che cavoli, un bell'orologio da tasca. Non sono ferrato per nulla, già sul resto, figuriamoci su quelli da tasca lì, poi Universal Watch, non ne ho la più pallida idea. Però ho visto un bel calibro di quelli che si faceva con le mani, però quasi. E poi i due orologi, il Glissina Hermann e la punta di diamante che è lo Zulu Time. Io ti do un 6 e mezzo, un 6 e mezzo per la quantità, non per la qualità, perché sennò la qualità è alta. Però quello ti posso dire. Ti auguro di continuare la passione, no, a parte la scimmietta, lo scherzo, ma la passione poi ti ha portato, vedi, ce l'avevi te dentro, perché c'è chi trova nel cassetto una cosa e la prende, dice cos'è, la mette da parte, chi la prende, la guarda e dice cos'è, fammi capire, la mette lì e si mette a informarsi, studiare, leggere, capire. Poi dopo, una volta che parti da lì, vuol dire, se c'è la passione, che l'hai dimostrata perché vuoi capire cos'è, e vai, e continui, poi scopri che c'è questo, scopri che c'è quell'altro, scopri che c'era tutto il mondo che faceva così, scopri che con pochi soldi puoi anche divertirti e entrare in questo mondo degli orologi, e quindi va a finire che sei qua a fare il video a uno scemo per fargli vedere i tuoi orologi. È così, ci divertiamo così, ragazzi, c'è poco da fare, eh? Anche io quando faccio i video ve li faccio vedere a voi, è lo stesso modo come voi me li fate vedere a me, rendervi partecipi, rendermi partecipi, rendere partecipi. Insomma, partecipiamo tutti, no? Dai. Ciao Davide, Ciao. sono Enrico da Enrico, Roma. Questo Roma. è il terzo video, ti volevo fare vedere i due nuovi orologi che ho preso. Due?
E vabbè, questo era Longines Vintage Bianco bianco, solo Omega Devil. Devil GMT Coaxial Ebrial Contograph Rolex Precision. Queste sono logiche che già hai visto. Omega Speedmaster Reduced, presente il Primero e il Beaumarchais. E ho preso, visto che mancavo solo io, credo, questo Hamilton Kaki da 38, Eh sì, carica ma manuale mancavi solo te. e con quadrante verde, cinturino verde anche per cambiare un po' i colori. E cassa sabbiata, E poi ho sabbiata. preso lo Jaeger LeCoultre Reverso, quei Bravo, piccoli salami. tieni. Ho preso questo qui perché in realtà mi sembrava un po' più grande del classico, ma il classico è veramente, veramente tanto piccolo e di conseguenza Quant'è era questo? minuscolo il mio polso, un polso da 16,5-17. Però in realtà io ti volevo fare una domanda. Allora, io l'altra volta ti avevo mandato questo Zenith, avevo mandato un video con questo orologio, con il bracciale originale, e l'ho cambiato e ho voluto comprare comunque il cinturino in pelle originale Zenith. Originale Zenith, insieme alla chiusura di Ploy Yang, ovviamente viene venduta a parte. A parte, boom, no? E diciamo che cinturino e chiusura di Ploy Yang costano veramente molto. Ho voluto fare così però perché comunque essendo un orologio abbastanza importante non mi andava di mettere un cinturino Ci sta. aftermarket. Non trovo molto il senso. Non so tu cosa ne pensi su queste spese, su questi orologi, però io credo sia giusto mettere dei cinturini e delle chiusure originali su questo tipo di orologi. Non lo Volevo so, sapere tu cosa ne pensavi te lo e ti dico. mando un saluto e complimenti per il canale. Ciao Un Davide. salutone, grazie. Cosa ne penso? Non lo so, non so come, cioè non sono tranchant, come si suol dire, non ho un'idea ben precisa o nero o bianco, nel senso che se io, ad esempio, ecco, posso fare l'esempio personale, c'ho lo Speedmaster con il bracciale, per un certo periodo o per andare in palestra, mi sono fatto costruire un cinturino in Nabucco, Nabucato, coccodrillo Nabucato da John Kustraps, dell'amico che me l'ha cambiato da così a così, che mi piace un casino, che ci sta bene, e ci ho messo una Deployan da 10 euro di quelle non marchiate, ok? Per andare in palestra ci metto il Nato, un Nato da 10 euro ce lo metto e me lo trovo bene. Sbaglio? Secondo me no, secondo me non sbaglio. Non sbaglio perché io ragiono così, il suo bracciale originale ce l'ho, è lì. Non è che ho solo la testa e non ho niente e ci metto qualsiasi cosa. Ce l'ho con l'originale. Poi mi diverto mettendo altre cose. Fate bene, ma anche fate male, ognuno fa un po' come gli pare. Cinturino artigianale, un nato, ce lo metto. Te hai voluto, non hai detto quanto hai speso perché io mi sono messo le dita nelle orecchie perché sapevo che mi sparavi una cifra gigantesca. Non, magari cinturino tanto tanto, ma secondo me la Deployan costa veramente una boiata di soldi. Vabbè. Hai fatto bene, hai fatto bene, cioè quello lì, specie se uno ha l'intenzione di tenerlo, no, l'orologio per sempre, hai fatto bene, perché te quando indossi poi quell'orologio lì, sai dentro te stesso che hai tutte le componenti originali, ogni singola parte è marchiata Zenith, è stata realizzata da Zenith, è approvata da Zenith e alla via così. Oh. Quindi ognuno può fare come vuole. Anch'io in certi casi posso fare così. Ora, se dovessi prendere per esempio un cinturino in gomma, in caucciù per il Seamaster 300, probabilmente mi andrei su quello originale, che dovrebbe costare un botto di soldi anche quello lì. È quello che uno frena. Perché ci prendi un altro orologio con quei soldi lì. Non ce lo metterei uno di gomma qualsiasi, credo. Dipende un po'. Non c'è un'idea, non ho un'idea precisa. Anzi, amici, aiutatemi voi perché non so più cosa dire. Nel senso che ognuno qua fa un po' come gli pare, no? Ed è giusto così. Ecco, una cosa che invece non mi piace è se hai bracciali in acciaio, mettergli il bracciale in acciaio fatto da qualcun altro. Tipo, ora cerchiamo di
parlare di orologi costosi, sui Seiko, su Seiko 5 se ci metti, o sul Kamazu se ci metti un bracciale d'acciaio della Strapcode, non cambia niente. Ma se mi prendi un Tudor e so che fanno i bracciali per i Tudor, non ce lo metto, hai capito? Non ce lo metto. È un po' complicata la cosa, anche senza coerenza, vogliamo dire, cioè un po' come viene, viene, dipende dalle situazioni. Comunque, per i due orologi che hai comprato ti do un 8, perché il Gigetto Le Coultre lì è tanta roba, è così come lo è in un altro campo, in un'altra Soldignos, l'Hamilton Cakefield a carica manuale, va bene? Adesso ragazzi passiamo direttamente alle cartoline, dalle vacanze, e questa è l'ultima volta che le vedete, perché non c'ho più voglia di vedere gli orologi che fanno come il battesimo, no? Nell'acqua escono fuori, l'ho messo nell'acqua, ciao, ciao dal mare. Poi dopo ti viene anche un po' di invidia a lunga, no? Ciao dal mare delle vacanze. Guardiamo questa volta, poi basta, non le mandate più, ragazzi. Ciao Davide, un saluto dalla Ciao! Sardegna, dello specifico da Ehi! Pula. Ti mando questo video perché volevamo farti vedere i Ui! divers con i quali noi veniamo in spiaggia. E ne ho visti due di divers! Oriente Cano e il mio Casio Vintage. Nell'acquetta, Spero eh! vi piacciono. Certo! Guarda lì! Maledetti! L'ombrellone! Ce n'è tanti di ombrelloni, eh! Affollatissimo! C'è su, pa. Non c'è su. Un saluto a te e ai ragazzi del canale LOL. Ciao. Ciao Davide, sono Ciao. Stefano da Genova. Volevo mostrarti il mio Glissin Combat Sub 42 mm qui dai bagni Capomarina, Corso Italia. Corso Ciao, a Italia. presto. Ciaone, Genova, tutte scogliere. Tutte scogliere a Genova. Da Nettuno, un saluto a te Davide e a Va tutti gli amici del canale. bene. Sono Danilo Con la manina e sott'acqua. vi presento il mio ZRC Heritage 38. Tanta roba, bravo, bello assai. Guarda lì. Bello, colorato. Tanta Buona roba. serata a tutti. Buona serata. Ciao Davide, ciao a tutti, sono Luca dalla provincia di Brescia. Mi trovo in vacanza a Crotone e sto Crotone. facendo il bagno col mio bellissimo Rolex Submariner 14060M, seriale Y del 2002, Bravo, montato con questo cinturino NATO che secondo me sta benissimo sta bene. ed è comodissimo. Dimmi tu cosa ne pensi. Ciao a tutti. Cosa ne penso? Che è anche vecchiotto, spero che tu faccia le prove della tenuta stagna prima di portarlo al mare così, perché sarebbe un peccato. E approvo anche il discorso del nato, no? Che tanti dicono, però qua e là, col nato così non lo perde l'orologio, non lo perde. Cioè, per perdere un orologino del genere perché ti si stacca un'ansa che magari è un po' vecchiotto, fa plof, eh no, mi ci metto il nato e ho il 50% di possibilità di salvezza, no? Dai. Ciao Ciao. Davide, sono Andrea e sto qui nel lungomare di Vieste. Quello è il Vieste. trabocco che hanno davanti a Vieste. Non so se si vede Sì. l'immagine. Questo è tutto quello che abbiamo noi davanti, il nostro villaggio. E questo invece è il trabocco che sta dalla parte di Vieste. Sì. Non so se si vede. Forse si intravede qualcosa. E invece questo bellissimo mare è il mare che c'è davanti il nostro villaggio. Ma siamo qui per presentare, scusa per il mal di mare, questo meraviglioso. Ta-ta-na! Si vede? Anche Eccolo. te. Submariner Bravo. Date, che se ne dica. Forse il più bello orologio sportivo che c'è adesso, al momento, ma da sempre praticamente, Sì. con la data. Grande orologio, grandi soddisfazioni. Un bacione, un saluto a tutti da questo splendido mare. La prossima Bravo. volta ti mando anche il video quello lungo, ci sto lavorando sopra, altri orologi ovviamente da presentarti. Va bene. Ciao, Ciaone. ciaone! Ciao. Ciao Davide, un saluto a te e agli amici del canale Dove sei? da Pietra Ligure.
Oggi abbiamo approfittato del giro in barca per indossare lo Yema Superman 500. Bravo, simpatico anche questo. Bellissimo. Eh certo. Orologio. Buttalo in acqua, vai. Un saluto da me e dal mio capitano Andrea. Capitano, ciao. Ciao capitano. Ciao Davide, ciao gli amici del canale. Ci troviamo in Sicilia, esattamente a Guidaloca, provincia di Trapani, in questo bellissimo mare, con questo bellissimo Citizen Pro Master con cinturino giallo full loom, cinturino verde lime, ancora più smargiasso di quello giallo alla vista, ancora più in pandan col quadrante. Bravo. E ancora più buttami in acqua che meglio. Un abbraccio. Aspetta, non potevo non farvi vedere il bagnetto. Bravo. Nel suo ambiente naturale, in compagnia di un suo cugino. Eco Drive Citizen, modello Pepsi, che si trova direttamente a Guidaloca, che sarebbe a Castellammare del Golfo, una delle calette più belle dello Zingaro. Ehi. Provincia di Trapani, ragazzi, guardate che spettacolo, guardate, guardate tutto il panorama, bellissimo, in compagnia di questo fantastico orologio della Citizen Eco Drive, modello Pepsi. Ehi. Che mi permette di immergermi fino a 200 metri, guardate, adesso mi immergerò 20 centimetri però. Ecco fatto, bravo. Dai Davide, ed dai, dimmi insieme la verità, a te ti piacerebbe farti un'immersione insieme a noi con questi fantastici orologi? Anche no. Eccoli qua insieme, un saluto a tutti gli amici del canale. Ciao. Rock and Love. Rock and Love. Con un'immersione insieme. Siamo alla pazzia. Ecco fatto. Ciao Davide. Sono da Banco d'Orio, un'isoletta in mezzo alla laguna di Grado, Friuli Venezia Giulia. Bello questo, mi piace questo posto, sì, Seiko. Con il mio nuovissimo Seiko SPB 453, la nuova versione del Seiko 62 Mass, comprato a giugno. Finalmente sono in vacanza e me lo posso godere al mare. Adesso facciamo il suo primo test. Ecco di fatto. Permeabilità. Eccone un altro. E gli facciamo fare il bagnetto. Bravo. E spero che apprezzerete questo Seiko, anche gli amici del canale, perché ne vedo pochi di Seiko. Non è vero. Queste cartoline delle vacanze. Bugiardo. Forse è una mia impressione, sì. Forse non ne ho viste così tante. E comunque sono molto orgoglioso di questo Seiko e forse sono stato anche particolarmente fortunato perché ha una precisione dentro i parametri COSC. Qualcosa come meno 2 secondi al giorno. Lo faccio, dove andiamo? Perfettamente allineato. Allora. E insomma, come si dice, fa il suo e mi dà grandi, grandissime soddisfazioni. Mi sto avvicinando. Si aspettare. Al mare. So, siamo tutti qua a aspettare. C'è un po' di bassa marea, scusate, ci sto mettendo un po'. Ho visto. Ed ecco che piano piano ci avviciniamo al momento della verità. Stacco. Allora, sul paesaggio, che è effettivamente molto bello, oggi è una giornata splendida, una temperatura giusta, mite. Allora, vabbè, dai, non la faccio lunga e via con questo battesimo, voi sarete padrini e testimoni. Ale, prova superata. Ciao a tutti, rock and love. Ma ora te ce li vedi tutti questi omacioni italiani, magari anche attempati, che se ne vanno al mare per mettere il braccino nell'acqua, tirare fuori l'orologio, farselo vedere dagli altri in Italia qua sul mio canale. Ma come siamo messi qua? Ma come siamo messi? Quasi quasi non smetto qua, mandatemene che cioè, mi diverto a vedere se... Ciao Davide, sono Tommaso. Ciao. E ti mando un aggiornamento della mia collezione dal bellissimo Golfo di Mondello. Ti avevo mandato un video nel mese di luglio dove mi hai dato tutti i 10 e ora ti faccio vedere il mio Seiko 5 Sports dopo avendo seguito tutto il tuo consiglio in azione. Vai. Oh, così si fa, mica col polsino.
Ciao Davide, siamo Marco e Barbara e ti mandiamo il video da Pragelato, una località montana del Piemonte, e volevamo farti vedere i nostri due orologi Hamilton, uno Scuba e un Khaki Field. Bello. Ciao Davide, buona giornata. Ciao ciao. Ciao Davide, un saluto dai Monti Ernici, in particolare da Guarcino, in provincia di Frosinone. E siamo qui a degustare i famosi amaretti e a bere l'acqua filette. Ciao Davide, sono Marco dalla Sardegna, cala di Volpe. C'è oggi mio yacht. C'è un po' di vento, quindi i miei amici li faccio fare il bagnetto in piscina. Hamilton, Khaki, Navy, Scuba, giallo con un bel cinturino in velcro, tanto colore, tanta estate. Bravo. Mido, Multifort. Bravo. Longines Hydro Conquest. Bravo. Tutti. Norken scheletrato. Bravo anche questo. Wild One, cos'è? Tudor Crono col quadrante rosa. Ci ha preso a gusto l'amico qua. Tutti ce li fa vedere. Chissà quanto ci ha messo. E Longines Legend Diver. Bravo. Che mi accompagnerà per il resto della giornata. Una giornata di vacanza. Ciao Davide, fare il video. Sei grande. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Uff. Ciao ecco. Davide, siamo qui a Pula, in Croazia. Croazia. Appena fatto il bagno col mio Seiko Tartu. Non ci credo. Testa. Se non vedo, non ci credo. Ciao, ciao. Saluto. Ciao Davide. Ciao. Sono Christian. Sono qua nell'estremo ponente ligure. Oggi il mare è un po' mosso, quindi mi toccherà testare i 10 bar del mio Seiko. C'è un po' di senza lavarone. Corona vite, solo con la corona pressione. Vediamo se tiene, vediamo se tiene, anche con le onde. Per il momento non sembra allagato. Vabbè. Magari aspettiamo. Stasera ci sarà un po' di condensa, o magari no. Speriamo di no. Speriamo di no. Ciao, buone ciao, vacanze. Ciao Davide. Ciao. Sono a Vasto, negli Abruzzi. Abruzzi. Come vedi sto inseguendo un branco di pesci, se lo riesci a vedere. No. Qui è tutto molto bello, guarda l'acqua. E sono in compagnia, ovviamente sott'acqua, del mio bellissimo Seiko Marine Master Baby GMT. Quadrante verde. Visto i Seiko ci sono. Lunetta verde. Mi sembra sia subacqueo, perché sì. Sta in acqua. Sì, con la manina. Ho messo un cinturino nato. Spluff, spluff. Verde e nero. Buona continuazione di vacanze. Sì, ormai, vabbè. Ciao Davide, sono ciao. Renato. Ciao. Da Roma. Da Roma. Mi trovo attualmente in vacanza a Terminillo, questo che vedi è il Monte Cambio. Il tempo non è un granché. Bello fresco lì, eh. Sono qui. Ho portato con me il mio fantastico Omega Seamaster 300. Ciao anch'io, bello. Con 300 metri di impermeabilità. Ah, sì. Sono attualmente a 1000 metri, per cui 1000 metri più 300 di impermeabilità, sto a 1300 in perfetta sicurezza. Un saluto a tutti, a te e agli amici del canale. Ciao ciao. Va bene, poi ci sono anche le persone un po' così che hanno dei problemi, diciamo. Va bene, però è divertente, però diciamoci la verità, è divertente vedere queste le vostre, no. Fatemelo sapere nei commenti se volete che continuo, perché io vedo che continuano ad arrivarmi, ce ne ho di cartoline dalle vacanze, le avete presa seriamente. Fatemi sapere se le volete ancora vedere o no, perché alla fine sono anche divertenti, eh. Si vede un po' anche paesaggi e tutto il resto, dai. Va bene, dai ragazzi, però possiamo anche chiuderla qua. Ora non so quanto durerà sto video, ma un po' è durato. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, spero vi siano piaciute le scimmiette acquatiche. E vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!